Ciao brava gente, siamo qui io, il Moon, Melita, la mia cagnetta preferita, Dottinj Farabut, che sarebbe mio fratello. Ma devo tagliare col flessibile quello Certo, perché noi giusto? adesso ci facciamo una cucina da questo case di computer, perché come ho spoilerato qualche video fa, mangiare buono e volare con i droni, due piaceri senza paragoni. Quindi oggi ci facciamo, gettiamo le basi per fare cucina outdoor quando si va a volare con i droni. Stacco un momento, tagliamo il case e poi vediamo come faremo a cucinarci la ciaciccia. Ciao! Bene, adesso noi qua metteremo un bruciatore ad alcol e una piastra sopra, così poi cuciniamo. E il tutto sarà preparato con il Victorinox, che sarà la prossima sezione. Sopravvivenza. Allora, questo è di pomodori. Questo è di mais, vanno uno dentro l'altro. Con un Victorinox si fanno i buchi d'aspirazione. Uno, poi ne faccio uno dall'altra parte, cerchiamo di farlo. Dividerò per 8, che è più facile. Quindi prima faccio i 4, poi ne faccio in mezzo i 4 e poi faccio una seconda riga. Adesso tagliamo, ve lo risparmio questo supplizio. Il risultato finale è questo. Due file di buchi, quindi 8, 16 buchi, qua solo 8, perché ovviamente è meglio che aspira di più e poi usa solo l'aria che serve. Poi si mette qua dentro così. Questo è lo stesso principio delle stufe pirolitiche, solo che le stufe pirolitiche ci devi fare i buchi per l'aria primaria qua, prima di metterli dentro. Comunque, noi qua cucineremo a gas. Quindi adesso bisogna trovare, siccome non sono due cerchi perfetti, ecco, poi ci sono anche le bave. Ecco, è entrato. Adesso basterà caricarlo di gas e avremo una fiamma bella alta che ci permetterà di cucinare. Quindi stacchiamo di nuovo, adesso prepariamo con la piastra. Allora, il gioco qual è? Che c'è questa piastra qua che ho recuperato da un aggeggio che faceva scattare il contattore, era una tostiera di quelle che si chiudono, difatti ne ho due. Bruciatore ad alcol dentro, le sponde, mettiamo la piastra sopra che risulta anche bella ferma. L'aspirazione c'è e noi cuciniamo. Questo adesso poi lo modifico, ci ficco delle cerniere in modo che sia chiudibile in questo senso. Quando sei fuori nel prato puoi anche pensare di piantarlo un po' perché stia fermo. Cambiando solo l'interno, questo qua può diventare, come dicevo prima, una stufa pirolitica che va con il pellet, oppure come in questo caso che la facciamo andare ad alcol perché è più comodo e soprattutto permette una ricarica istantanea se vuoi andare avanti cucinando. Questa piastra ha uno scolo dell'olio, quindi per cucinare in questo beta test sul balcone metteremo qualcosa che raccolga l'olio della ciaciccia. Bene, allora siamo qui col Dottinj Farabut. Vieni che ti si veda che sei quello bello dei due almeno. Funzionerà così. Tac! Il grasso che cola deve finire qua. Ok? Quindi adesso prepariamo la salsiccia e il pane. Tu sei addetto al pane, hai un coltello? Sì. Ok.
Ma non è Vittorino. Porca miseria. Però è un Leatherman. Eccolo lì. Allora, io mangio senza pelle. E consiglierei anche a te di fare così. Perché la pelle dei supermercati, non so, sarà qualcosa di sintetico. O intestino di qualche condannato a morte. Ketchup? Maionese? Vuoi spellare tu, visto che io... Copia profili? Scuole. No, spella pure. Tanto, guarda, ti conviene che la tagli. Tagli in lunghezza, la apri e la posi sulla piastra. Ma tagliamo a pezzi? Eh sì, tagli dei pezzi di misura per fare il panino. Il pane dov'è? Dov'è il pane? Ah, il pane è questo. Oh, cazzo. Devi chiudere. Ok, io nel mentre mi occupo di accendere il fuoco. Quindi, che comodo, passa anche la mano. Questo funziona così. Si carica con l'alcol. Che posso prima accendere? Sì, comincia pure a mettere. Ti conviene dargli un taglio in metà ed aprirla. Già fatto. Ah, ma già subito? Sì, aprire proprio la carne. Si cucina prima ed è, e riesce a brustolirla. Agli ordini. Io dai miei 105 kg di esperienza. Boh, io questa roba non ho capito come funziona. Tanto lo spruzzino non ci serve. Io carico così. Vabbè, anche così. Bene, con questa quantità di alcol dovremmo avere sui 40 minuti, credo, di fiamma. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Una cosa importante, l'alcol poi mettetelo da un'altra parte, che se accidentalmente si rovescia qualcosa, almeno siete salvi dalla cosa più grande. Vediamo se si riesce a capire. Ecco, riempito così di alcol. Va bene? Brava gente. Quindi, la cosa comoda è anche che fai partire in un attimo. Quindi adesso accendino. Giuro che ce l'ho, giuro. Ok, occhio adesso che farà poi un po' fiamma. Vabbè, volevo che... Ma tanto la fiamma di giorno non si vede, perché è una fiamma a gas in buona sostanza. Sì, difatti io so che sta andando perché c'è calore, ma non la vedo. Ok. E adesso la mettiamo centrale qua. Tra un po' dovremmo sentire cominciare a sfrigolare. Quindi, io direi di accendere una sigaretta, che non sta bene nei video YouTube, però io sono un moon e cosa vi devo dire? Sono fallato. Oh, bene. Allora, mentre dottinge... Si sta già scaldando. Sì, ma vedrai il calore che sviluppa adesso. In realtà se trovi un piccolo pezzo di losa in giro puoi anche cucinare sulla losa, perché hai abbastanza potenza di fiamma e durata, cioè 40 minuti, poi la ricarica è istantanea, appena finito la tiri fuori in qualche modo. Oh, c'è un jolly, lo vuoi? C'è un? Jolly. Cos'è il jolly? Zettino. Cioè? Zettino, ah, ma campa lì, campa lì. Bene, la prima piastra l'abbiamo caricata, allora adesso si tratta, sempre con il Vittorino, video amico, ne ho 8, poi li vedremo tutti, c'ho anche questo, però quello è un po' più da festa, questo qua è quello da cucina. Così. Mi passi una strappo di Scottex. E questa è per Dot Inge. Comunque per la cronaca lo chiamo Dot Inge perché è un ingegnere, dire, coi controcazzi pure. Infatti oggi era via che ristrutturava un appartamento e io ho pensato al mio fratellino, poverino, tutto affaticato, sporco, affamato. Dovevo per forza venire a fare il test della cucina outdoor con lui, non vi pare? Ecco, la cosa è che sto notando adesso il vento entra di qua e spinge la fiamma un po' più verso di qua. E vabbè, non si può avere tutto da lì. Mangeremo prima la carne di qua e poi quella di là. Quindi un po' di Scottex anche per me. Potremmo anche spostare un pochino più su. Sì, l'ho già fatto, però poi se cambia il vento e non me ne accorgo, dopo non cuciniamo proprio più. Perché? Perché rimane tanto disassato. Bene. Allora. Per te? Niente a bere. Per me c'è questa e l'altra Coca-Cola, perché ieri sera mi sono abbastanza divertito. Ho 42 anni e ora che comincio un attimino a tenermi da conto. Adesso che palle, bisogna aspettare che si cuoce. Non dovrebbe metterci tantissimo. Se ci mette tanto è perché abbiamo tagliato troppo alto il sostegno, quindi poi magari lo riabbassiamo.
Adesso però abbiamo fame e mangiamo così. Quindi taglierò il tagliabile. E mangeremo il mangiabile. Esatto, senti che comincia a friggere. Ma sai che questa cosa c'è di brutto? Io adesso mi faccio le giornate via con Melita a volare con i droni e cucinare così. Cioè, cosa c'è? Mezzo chilo di peso in tutto. Una volta che questo sarà pieghevole, che lo metti dentro. Due barattolini che magari li fai proprio sul momento come abbiamo fatto oggi. Mi porto quella roba lì da cucinare. Un pentolino. Ma il pane lo vuoi un po' di panino? Io sì, mangerei i panini. Ho preso anche ketchup e maionese, se vogliamo. Comunque ragazzi, cioè, non sono 5 minuti che la salsiccia è su, comincia a fumare e sfrigolare. Cioè, pollice in su per il moon, cavoli. Copiato palesemente il sistema della Bush Box da altri canali che fanno outdoor, tipo Pesce Andy, Wilderness, qualcos'altro. Due ragazzi in gamba. Dopo non dargliene più, che deve prenderlo solo da me tipo al tavolo, se no impara a mendicare. Perché lei non lo sa che sei mio fratello, in teoria potresti. Lei dopo capisce che ognuno dei commensali è un fornitore di cibo. Ma vuoi un po' più di Scottex, così ti prepari già i panini anche per te? Se cosa vuoi fare, girarla o no? Conviene lasciarla ancora un attimino. Ok. Quando il bianco arriva a metà, da lì in poi si può girare che... Perché deve anche un po' sbruciacchiare. Cioè, non so, a te non piace un po' sbruciacchiare? Va bene, sì. Gran cosa, ragazzi. Quindi gli fai solo un giro. Tac, tac, boh, sì. Se mi faccio la morosa, giuro che la faccio mangiare così tutte le domeniche che fa bello e andiamo via. Quindi, potenziale morosa, se mi stai guardando, contattami. Hai anche il numero di cellulare, i social. Giusto, va. Il Moon, cose da Moon. Scrivi un commento sotto i miei video, Simone Ratto su Facebook. Ti aspetto. Con ansia. Non è vero, sto benissimo da solo. Questi magari li allontano un po' dal caldo. Che poi tra l'altro sto sistema di cucinare, se uno si mette in un angolino, nel periodo freddo fa anche piacere perché diventano caldo. Cioè, emana un po' di calore. Sai che questa qui da stappante è quasi, quasi quasi ora. Adesso no. Voglio vedere come riusciamo a girarla, però è per quello che bisogna aspettare, perché aspettando solidifica che riesci. No, ma sai che è girato il vento, sta andando qui. Oh, bene. Guarda però che bella fiamma che fa. Chissà se riusciamo a farla vedere. Si vede, ma non lo so. Non lo so se sarà apprezzabile. Comunque avete più o meno una quarantina di minuti di questa fiamma qua. Poi dipende, ovvio, da quanto alcol si mette. Io sono stato un po' basso a quel livello, perché preferisco aggiungerlo che averne di più, perché averne di più è un problema con l'alcol. È difficile da spegnere a soffio. Una volta che l'hai spento, comunque è caldo e continua ad evaporare. E se per qualche motivo lo ribalti, tutto dove c'è alcol c'è fiamma, è pericoloso. Quindi i minorenni lo facciano solo accompagnati. No, non lo facciano. No, accompagnati sì, perché no? Un po' di ciaccia fatta alla Moon. Oh, no, bravo, brother. Sono attaccati insieme. Come faremo? Toccherà usare il leather. Quello è il Leatherman Rev, tra l'altro. L'hanno criticato tutti, poi alla fine ne abbiamo preso uno. Lui lo sta massacrando come si deve, una figata. 42 euro, multitool, pinza come si deve. E l'unica pecca del Victorinox è che la pinza è questa, è un po' piccolina. Ah, Melita, la prima la do a te. Dai, giusto, tre per volta ci sta. Cioè, dimmi te, con zero soldi praticamente, ho speso 1,80 euro di alcol. Sì, ma 500 euro di computer basta. Che l'ho buttato e tenuto il case. No, questo era un case nuovo. Vecchissimo, ce l'avevo fuori dove ho il trattore. Difatti è un po' arrugginito, ma va bene così, anzi è ottimo. Un pezzo di lamiera, cioè, qualsiasi cosa. Non serve neanche che sia angolato così, perché tanto io poi lo vado a tagliare e metto le cerniere negli angoli, come dicevo prima. Tanto vai da salsiccia, non c'è neanche bisogno di tagliarla per schiacciarla. Ah, però porca miseria, sono proprio contento. No, bello bello. A me che piace mangiare, cioè volare con i droni è bello, però, cioè, cazzo, 40 anni, panino,
fuori al freddo. Era inevitabile che un comodaccione come me se ne uscisse fuori con qualche soluzione per avere un po' di comodità e comfort. È pronta. Bene. È pronta. Tacca pure come vuoi. Io ho questi due pezzi staccati, se sei d'accordo li do a Melita. Sì, va bene. Quindi li metto qua provvisoriamente sul panino. Che si raffreddano. Vai pure, do tinge. Però qua bisogna... Ma Melita glielo dai col pane, no? Sì. Ah, allora poi ne tiene più. Mettiamo qualcosina qua che cola il grasso, non voglio macchiare questo bel tavolo. Purtroppo è tutt'altro che in piano. Adesso vedo di ribaltare tutto, Per Melita. Carico. Carico. Carica, sì. Quindi Melita, quando abbiamo mangiato sto panino, fino a aspetta, quando arriviamo aspetta, a casa... Aspetta, c'è un pezzo in più per Melita. Wow. Sai che da quando... Cioè, sembrerà che la faccio mangiare a schifo, ma in realtà, da quando le do crocchette solo al bisogno di fare in fretta o per qualche altro motivo... Grazie. Da quando faccio così non ha più i problemi di reflusso. Cioè, aveva una specie di reflusso. Invece in questo modo qua ho visto che sta proprio bene, non ce l'ha mai più avuto, adesso tieni qua. Non c'è la linguetta, ma io c'ho un Vittorino. Bravo, è venuta cotta perfetta. Io il primo maio. Aiosa. Se vuoi maio qua, no, sennò ketchup è ancora da aprire, Boh, la maio la metto qua un po' lontana dal fuoco. Ah, proprio. Ah. Mmm. L'altro anno e ancora adesso volevo tanto andare a volare una volta con dei ragazzi che sui social si chiamano TBD Flying Team. Ragazzi, lo dico a voi, come pilota faccio cagare, ma vi prenderò per la gola. Appena riesco un attimino a organizzarmi, vi contatto, se riusciamo a trovare una volta di quelle che andate a Barbania e mi invitate. Ognuno si porta quello che vuole, io porto queste robe qua e facciamo andare un po'. Mentre voi volate io cucino. Quindi non vai a volare, vai a cucinare. No, vabbè, un voletto lo faccio anch'io, però tanto di sicuro spaccherò. Dai, ti aspetto, perché non è giusto che tu cucini e io mangio. Volevo salutare anche quelli di FTV Mafia. Mi piace quella pagina, la guardo spesso. Luca Manno ha fatto un bel video ultimamente. Buon appetito. Buon appetito. Mirko FTV, che anche lui è una bellissima pagina, molto tecnica. Mattia Chiarelli, che anche lui tecnicamente spiega molto bene. Io più di metà di quello che faccio arriva da lui, dai suoi video. Alla vostra. Cosa qua? Sono tutto sporco, non mi hai detto niente, Gugli, devo andare in televisione. In televisione? Dai che le lunette ti diranno sempre che sei un bel cheat. Avevo proprio fame. No? Poi così è spizioso. Io con questa trovata mi sono appena assicurato dei livelli di colesterolo fuori dal normale, perché ovviamente non sarà una cosa che la faccio oggi e poi ogni tanto. Adesso per giocare sta settimana cucino così anche a casa. Quanto è che stiamo cucinando?
non lo so, 1:10. Fai che possa essere un quarto d'ora. Che manca la prefetta? Sì, sì, ma rimane uguale fino alla fine alcol. Poi si spegne. Invece col pellet va a scemare un po' verso la fine. Vedi qua? Guarda qua, che qua c'è quello buono con la tecnica. Anche il cane ha dei vizi qua. Un po' di grano, eh sì, certo. Questa. Mai lasciare in giro i rifiuti. Questa è una cosa importante. Per due motivi. Per rispetto del pianeta e degli altri. E perché se lasciate in giro i rifiuti, di sicuro poi la prossima volta vengono a lamentarsi e vi mandano via. Quindi vi siete bruciati il posto. Quindi se non lo fate perché siete buoni, fatelo perché siete egoisti e volete tenervi buono quel posto. Le giuste motivazioni. Giusto. In un modo o nell'altro i rifiuti non si lasciano. Ah, guarda che bello. Guardate solo. Sì, no, è esagerato. Cucina outdoor. Molto cittadina, direi. Cioè, quelli che fanno outdoor, se vedono questa cosa qua, secondo me si mettono le mani nei capelli. Però ragazzi, io ho copiato da voi, è venuta fuori una figata, quindi... Ma minchia, ma io me... Lui non si sporca perché la pancia non ce l'ha. Io quando mangio, se cade qualcosa va sulla pancia, è impossibile che vada per terra. Ah, tanta roba, questa medita. Che in realtà questo dopo, quando tutto è spento, se tu lo lasci raffreddare, quello ti tiene pulita la piastra. La avvolgi in modo da non sporcare il contenitore dove la metti. Poi quando la devi riusare la togli, spazzoli, cioè passi uno scottex, il grasso viene via e ti trovi la piastra bella pulita. Lo so da quando cucinavo col pellet la sorella di questa piastra qua. Magari metto anche qualche foto di quel sistema lì. E non è male, può servire da spunto. Ah. Uno. Wow. Dobbiamo tirarci fuori anche una cresta parmelita ancora, da sta salsiccia. Una cresta? Ce n'è... Ce la facciamo ancora cuocere o devi ricaricare? Bene, ce la facciamo ancora. Ma poi la ricarica è istantanea. Lo tiri fuori, versi l'alcol, gli dai fuoco. Rispetto a quella a pirolisi è più comodo per questo con l'alcol. Quella a pirolisi dovresti prenderti un tempo e ricaricare uno o due pellet in modo costante, perché il problema è che se metti il pellet dentro, abbassi la temperatura, smette di dar fuori il gas e si interrompe la pirolisi, comincia a fare la fumata e dopodiché hai solo braccia. Guarda, l'hai pensata bella a venire a sto tavolino, sai? Pure bello, sai? Sono convinto che è stato inutilizzato per anni. Da quando ci vedono qua qualcuno scenderà. No, serio, sì, sono quelle cose che... Ah, voglio salutare anche l'omina di Caluso. La prossima volta che mangiamo insieme, al posto che la pizza, mangiamo così, eh. Chi è l'omina? L'omina? Mm. Quella ragazza che ti ho detto che gli piace anche lei la pizza, loro ogni tanto, cioè, abbiamo passato un bel periodo che una o due volte al mese andavano a mangiare la pizza cambiando sempre il posto per assaggiarle. Adesso è un bel po' che non andiamo perché io ho finito il budget, però come vedi Romy mi sono attrezzato. Però non puoi cambiare sempre. Però siccome tu non sei la potenziale morosa, vale il discorso di prima, eh. Qualunque potenziale morosa che voglia essere la mia morosa per mangiare così, commento sotto. Andiamo? Vai, vai. Io faccio pausa sigla. No, vai, vai. Bene, soddisfacente. Considera che se uno si mette in un... Adesso qua siamo molto esposti, siamo alti sul tavolino, ma se sei per terra e ti metti un po' in un angolino, secondo me riesci a fare anche la pasta. Magari non mezzo chilo di pasta, però... avvicinando un po' le sponde in modo che l'aria non sposta molto la fiamma. Adesso qua lo lasciate largo ovviamente per prendere la forma della piastra. È nella direzione in cui...
Sì, poi in realtà basta poco, basta prendere una pietra e metterla dalla parte dove entra il vento, così almeno tanto di aspirazione ne fa. Sono proprio contento, guarda. Sto semi case di computer non poteva fare fine migliore, considerato che sono 2 anni che è fuori all'acqua, ad aspettare che qualche moon si faccia venire un'idea. Sono sporcato, ragazzi, non è molto il modo, abbiate preso un pacioccone. Un pacioccone, guarda. Un bambino di 42 anni. Un infante intrappolato in un corpo acciaccato. Bella descrizione, poetica. Vero? E poi ci sta di tutto. Ragazze, commentate. Commentate. Col numero di telefono, possibilmente. Ma solo se siete infermiere, però. Sì, in effetti un'infermiera ce la potrebbe fare un po' di più con me, perché almeno se la sa cavare qua. Nelle serate tipo ieri. Io sono contento che ce l'avevi dietro. Te l'ho scritto a sfida per di lavarti il coltello. No, infatti non l'ho lavato. Io l'ho scritto solo per... Lo so. Io te l'ho scritto a sfida, tu non l'hai lavato a sfida. Si sentiva proprio il tuo... Si è capito? Beh, mi ha immaginato mentre lo dicevo. E lava il coltello, se ce n'hai uno. Faccio così perché l'ho regalato io, perché siccome sempre che traffica volevo ci avesse un qualcosa dietro. E lui ci ha messo tipo 2 mesi ad abituarsi a tenerlo dietro, però vedo che finalmente... Ce l'ha fatta. E non c'è più una vita svitata da quando ce l'hai sempre dietro, vero? No, però... Sì, le pizze sono spettacolari. No, sono ancora belle. Spettacolo. Sì, sì, con ma... queste si apre di tutto. Cioè, sono meglio Banco, di quelle cinesi. Casse forti, quelle cose. Quelli cinesi che fanno solo pinze sono peggiori, cioè non c'è paragone. Prima o poi faremo anche una sfida, vedo, contro un Vittorino. Armadio con questo. Eh? Ho smontato un armadio con questo. E solo quello? Solo questo. Ma non solo le pinze, anche cazzoliti e robe varie hai usato. No, ho usato il coltello da leva, il gancio per qualcosa che non mi ricordo, e le pinze per tutto. E comunque, oltre a stringere, riescono a fare anche una leva in questa direzione e non spaccano, cioè non prendono gioco. C'è un po' più di aria. Sai cosa possiamo fare? La riprende più, ma ci si lascia. Vediamo un po'. No, la fiamma c'è, non è problema, però la porta via. La lascio davanti, che è migliorata la fiamma. Cioè. Lo so, però non si vede più un cavolo con la telecamera, vabbè. Vabbè, lo vedo noi. Metto un po' più in qua. Comunque, come vedi, cioè, il volume di fiamma è bello, costante, tutto il tempo. Alcol etilico normale? Sì, sì, questo qua. Infermiere? Ecco, vedete perché un'infermiera ha un po' più di chance con me, oltre a sapersi occupare di me quando vado di testa a coda. Testa. Coda. Meglio non portarsi una bottiglia così, perché la rompi e diventi praticamente tutto fradicio di roba infiammabile. Adesso quando vado a casa con calma cercherò di trovare qualche botticino più piccolo, che ci sia magari 2 cariche, però che sia bello robusto, in modo che non è possibile che si apre o si rompe quando lo usi così. Già, non ho pensato di lasciare un orologio che si vedesse la durata. Comunque, l'altra volta che mi hai chiesto era l'1.10, adesso è l'1.30. A l'1.10 avevamo già mangiato i primi panini, o no? Quindi... Erano già il secondo panino. Quindi, di sicuro più di mezz'ora di fiamma così c'è. Sono 50 minuti. Grazie, anche a voi. C'è un bambino che ci sta suonando qualcosa di tribale con dei pezzi di plastica. Non so se si sente. Sì, un po' si è abbassato. Ma meno male. Guarda, se l'avessi caricata giusta almeno so il livello che serve per far andare così di salsiccia. Guarda che fortuna. Che culo.